Ha sconfitto nettamente in finale il Brasile, la medaglia di bronzo va agli Stati Uniti che battono per 3-1 la Serbia. Il servizio è di Marco Fantasia. A Torino nel 2018, come a Katowice nel 2014, Polonia e Brasile si ritrovano di fronte per l'atto conclusivo del mondiale e ancora una volta la spuntano i polacchi, non lasciando agli avversari neanche il set che i verde oro conquistarono all'epoca. In campo 10 reduci di allora, 5 per parte, ma stasera la Polonia aveva un jolly in più, Bartosz Kurek, che a Katowice non c'era e il mondiale italo-bulgaro ha rischiato di saltarlo per infortunio. Kurek si è preso la coppa e il titolo di MVP. Grande soddisfazione anche per il coach belga Vitalainen, uno che nell'ambiente viene considerato antipatico, che è un po' sbruffone, ma che con questo gruppo ha raggiunto il top in carriera. Su cosa ho lavorato in questi mesi? Sulla capacità di divertirci, di godere di ciò che stavamo facendo. I giocatori si sono sentiti parte di un gruppo e hanno sentito il piacere di fare il loro lavoro. Non era questa la finale pronosticata alla vigilia, in verità. Entrambe le squadre hanno accusato battute a vuoto nel corso del torneo, altre sembravano più attrezzate per alzare la coppa, tipo gli Stati Uniti, che invece si sono dovuti accontentare del bronzo superando la Serbia. Il Brasile ci ha provato per tutto il primo set, perso 28-26, ma il proseguo del match è stato tutto di marca biancorossa, con Kurek e Kubiak scatenati. Per la Polonia è arrivato così il terzo titolo, il primo fu nel 1974. La finalissima è stata diretta da Fabrizio Pasquali, fischietto marchigiano che con questo riconoscimento ha concluso la sua carriera internazionale e da domani si dedicherà al ruolo di commissario degli arbitri di Serie A.